avrebbe nessun bisogno dal momento che ci sono degli scritti e dei documenti che lo rappresentano. Allora parliamo del professor Antonio Testi, Claudio Antonio Testi, filosofo e presidente dell'Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena. E lo ringraziamo innanzitutto per aver risposto all'invito di questa nona edizione della Festa di Scienze e Filosofia, festa promossa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali che utilizza e prosegue i propri lavori e queste manifestazioni grazie alla collaborazione di molti volontari, tra cui gli studenti delle nostre scuole e della nostra città. Il professore in realtà, come dicevo, non ha bisogno di una presentazione, ma vorrei ricordare il suo percorso curriculare. È laureato in filosofia all'Università di Bologna con il massimo dei voti e ha conseguito il dottorato in filosofia summa cum laude presso la Pontificia Università Lateranense. È presidente dell'Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena e vicepresidente dell'Associazione Italiana di Studi Tolkieniani. Attualmente è docente di logica formale allo Studio Filosofico Domenicano di Bologna. Ha scritto complessivamente, probabilmente io ne avrà scritti di più, non so se sono aggiornata, 43 articoli, 2 libri e curato 15 volumi. Vorrei aggiungere, come ne parlavo in separata sede con il professore, che oltre ad occuparsi di queste cose, il suo percorso è abbinato anche a un altro tipo di attività, perché leggendo il suo curriculum, di cui vi ho dato delle piccole pillole, ho potuto prendere conoscenza che il professore opera anche in ambito economico. È infatti amministratore unico di un gruppo di aziende che consta di 80 dipendenti. Come imprenditore è particolarmente sensibile ai temi della responsabilità sociale dell'impresa e ha fondato, assieme ad altri imprenditori, l'Associazione delle Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale. Quindi attendiamo ancora, non so se... Ma io direi che possiamo anche iniziare. Sì, se poi arriva poi può essere, anche sì. Perché, non ripeto, è abbastanza muto come video, quindi... Buonasera a tutti, mi sentite? Ok, allora aspettiamo un attimo magari così per vedere se... Buonasera Leonardo, abbiamo già presentato, quindi abbiamo utilizzato il tempo, se vuoi verificare l'audio... Per far vedere un video, la faccio sedere lei. Sì, vediamo, questo qui, no? Sì, vediamo, c'è un... Come? Non è molto parlato, tanto quindi non è in mezzo ai figli che se mi muovo in un attimo viene su tutto il festival della scienza. Allora, grazie all'organizzazione per l'invito, grazie per essere venuti a questa conferenza un pochino particolare, grazie per la bella presentazione, in effetti ha dipinto tutta la mia vita che è divisa tra lavoro, Tolkien e San Tommaso sostanzialmente, quindi spero di non sbagliare, diciamo, file nel mio cervello, spero di parlarvi oggi proprio di logica, scienza, filosofia in San Tommaso, ecco, non vorrei parlare di Tolkien come faremo in altre sedi. Metto la slide iniziale. Ok, vedete tutti abbastanza bene, eh?
Allora, cerco, tengo il cellulare davanti non perché voglio vedere le chiamate che mi arrivano, ma per essere sicuro dei tempi. Quanto devo parlare? 40. Ok, allora, per le domande, se ci saranno. Ok, benissimo. Allora, io oggi vi vorrei presentare quello che è il risultato di 30 anni circa di studio. Io ho 52 anni, mi sono laureato appunto ormai 30 anni fa e da una vita studio Tommaso d'Aquino e in particolare gli aspetti logici del pensiero di Tommaso d'Aquino. Quindi insegno anche logica formale allo Studio Filosofico Domenicano di Bologna, perché la mia specializzazione filosofica è anche in logica formale, quindi cercherò di condensarvi proprio in 40 minuti quella che è la mia, così, possiamo dire, proposta teoretica, i risultati di ricerca e studio che ho svolto in quest'ambito. E cercherò di farlo nel modo più divulgativo possibile. Cioè, non vorrei che scambiaste magari quasi la banalità di alcune cose che sentirete dopo, non va scambiata per banalità, ma per tentativo mio di essere quanto più chiaro possibile, perché io sono convinto che la filosofia che dialoga con la scienza deve essere quanto più chiara possibile dove può. Quindi è mia proprio esplicita anche, come dire, volontà essere, quando faccio conferenze, il più chiaro e il meno oscuro possibile. Oggi parleremo della logica di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino sappiamo tutti più o meno chi è soprattutto teologo, nato nel 1225, morto nel 1274, che è noto appunto soprattutto per la sua metafisica in ambito filosofico e per la sua teologia in ambito teologico, è molto poco noto per la sua logica. In effetti gli studi logici su Tommaso sono veramente pochi, possiamo dire che sono veramente pochissimi. E c'è un grande domenicano che è Bocensky, che ha scritto una storia della logica in cui cita anche Tommaso, è l'eccezione che conferma la regola, anche se il titolo della nostra conferenza è La regola che conferma l'eccezione. Quindi cercherò di spiegarvi che cosa vuol dire questo discorso della regola che conferma l'eccezione. La nostra chiacchierata verterà su due concetti sostanzialmente, dimostrazione e induzione. Sono due concetti che abbiamo senz'altro sentito, e hanno attraversato tutta la storia del pensiero occidentale. Dall'inizio, ricordava il bravo relatore precedente, il teorema di Pitagora è stata la prima, no, dimostrazione formale importante che è stata anche in qualche modo formalizzata nel pensiero greco e arriva fino ai giorni nostri. Stesso discorso il tema dell'induzione, che è molto legato anche al discorso scientifico che interessa il Festival di Spoleto in particolare. Quindi parleremo di dimostrazione e induzione. Questo è il libro che ho scritto, che magari il libro potrà non piacere, senz'altro, però la copertina è molto bella, siete d'accordo con me? Anche perché Escher, quindi non mi sono sbagliato sulla copertina. E è un libro che è uscito quest'anno, alla fine dell'anno scorso, o meglio, a dicembre del 2018, che poi è la rielaborazione di un testo che avevo già scritto precedentemente. E prima di iniziare proprio a spiegarvi i concetti di dimostrazione e di induzione, e vi chiederei anche magari di fare delle domande se per caso avete dei dubbi durante l'esposizione, vorrei provare a tracciarvi veramente in due parole, in pochi minuti, il percorso della storia della logica nel pensiero occidentale. Chi di voi è appassionato di logica? Se qualcuno alza la mano... Nessun appassionato di logica, io c'ero sicuro che nessuno fosse appassionato di logica, perché è una disciplina molto dura, però quando ci entri dentro, secondo me è molto, veramente molto, molto bella, perché sconfina in particolare nel Novecento con la filosofia e con la scienza. Ecco. Quindi non preoccupatevi, ho dato per scontato che nessuno fosse esperto di logica. E sappiamo almeno, penso, abbiamo sentito, che la logica, si dice, l'ha inventata Aristotele. Aristotele ha teorizzato la teoria sillogistica, l'ha teorizzata negli analitici primi, ci manca analitici, ma c'è scritto perché c'è il telo che oscura la parte iniziale della slide, e ha scritto gli analitici primi in cui teorizza la sillogistica, ma ha scritto anche gli analitici secondi in cui nella prima parte e nuclea il concetto di dimostrazione e nella seconda parte
parla soprattutto del concetto di definizione e di induzione. Ecco, la storia della logica possiamo dire che si è, ha preso proprio delle direzioni quasi opposte. Mentre la logica medievale e in particolare Tommaso hanno cercato di approfondire soprattutto il nesso tra la sillogistica, la dimostrazione e l'induzione, legandola all'esperienza del mondo, quindi diciamo la logica e la sua relazione col mondo e con gli individui, questa è la riflessione soprattutto tomista, tomista vuol dire Tommaso d'Aquino, che ha svolto Tommaso, quindi ha preso la logica e cercato di vedere il suo nesso con l'esperienza. Invece la logica moderna ha preso una direzione proprio direi opposta da questo punto di vista, ha sviluppato soprattutto la teoria sillogistica cercando di enucleare che cos'è una teoria formale, disinteressandosi sostanzialmente della relazione tra logica ed esperienza. La logica non è esperienza, però un conto è sviluppare la logica cercando di chiarire quanto più possibile il concetto di teoria, un conto è sviluppare la logica elaborando un apparato linguistico che ci permette di parlare del mondo che ci circonda. Ecco, la logica moderna è andata verso questa direzione, quindi diciamo dagli analitici primi in su. La logica, diciamo, di Tommaso è andata dagli analitici primi e gli analitici secondi in giù, vedendo il nesso con l'esperienza. E il percorso della logica moderna è un percorso bellissimo, affascinante, diciamo che inizia con Boole nell'Ottocento, inizia in modo ancora più importante con Cantor, che è il fondatore della teoria degli insiemi, questa teoria che si insegna anche all'asilo, no? Oggi vedo, però in realtà è una cosa che... Okay, molto formativa, quindi non c'è nulla di male, però in realtà è una teoria molto molto profonda che appunto è andata a toccare i fondamenti stessi della matematica. Cantor ha iniziato a cercare di fondare la matematica sul concetto di insieme e c'è stato un grande matematico anche e logico, che è stato David Hilbert, che ha cercato di formulare una teoria matematica che potesse dimostrare essa stessa di essere non contraddittoria. Questo è il sogno dei moderni, cioè fare una teoria che può dimostrare di se stessa di non contenere contraddizioni. Questo è stato il sogno, diciamo, dei logici, possiamo dire, dalla seconda metà dell'Ottocento fino al 1931. Nel 1931 cosa è successo? C'è stato il grandissimo Kurt Gödel, c'è stata una conferenza, mi pare, ieri sera o ieri l'altro, su questo grandissimo logico e matematico, il quale ha messo fine sostanzialmente a questo sogno di Hilbert. Non si può avere una teoria che dimostri di essere non contraddittoria. E ha dimostrato Gödel che ogni teoria contiene delle proposizioni che non riesce a dimostrare, pur essendo vere. Quindi con Gödel si separa il concetto di dimostrazione da quello di verità. Cioè tu puoi farla... Se tu hai una teoria sostanzialmente in cui puoi almeno esprimere l'aritmetica elementare, 1, 2, 3, 4, 5, non di più, quindi una teoria molto debole, quella dei numeri naturali, se c'è una teoria in cui puoi esprimere il concetto di contare, bene, sappi che questa teoria è incompleta, cioè ci sono delle verità che sono fuori da questa teoria per forza e questo si dimostra matematicamente. Questa, scusate in due parole, è la grande... direi conquista intellettuale di Gödel del 1931. Vi ho anticipato questa cosa perché tornerà fuori anche dopo e vi ho qui riportato, non prendete paura, non uscite dalla stanza perché è l'ultima volta che vi faccio vedere dei simboli, non preoccupatevi. E vi ho qui riportato una slide in cui si illustra che cos'è il concetto di dimostrazione per i logici moderni. Cioè, che cos'è una dimostrazione per il logico moderno? Una dimostrazione per un logico moderno è una cosa molto molto semplice da capire. Per il logico moderno una teoria è fatta da assiomi, in questo caso ci sono le prime tre righe che vedete sono degli assiomi, sono assiomi logici, possiamo parlare del calcolo delle proposizioni qui. Quindi delle verità. Poi nella riga sotto e in quella sotto ancora ci sono delle regole di trasformazione. Quindi hai tre stringhe di caratteri, perché qua non si parla di, proprio si parla di stringhe di caratteri. Hai due regole logiche che puoi trasformare una stringa in un'altra stringa. E che cos'è una dimostrazione? È una sequenza di caratteri in cui
La prima stringa è un assioma. Le altre le hai ottenute applicando a questi assiomi queste due regole logiche, che sono la regola di sostituzione e del modus ponens. Quindi è una cosa molto meccanica. I computer hanno questa logica, cioè trasformano una cosa in un'altra secondo certe regole sintattiche. Quindi per i moderni che cos'è una dimostrazione? Proprio è una stringa di caratteri tali che all'inizio ci sono una stringa che sono gli assiomi, le altre le hai ottenute applicando agli assiomi o alle altre stringhe che hai ottenuto le due regole logiche fondamentali. Una cosa molto povera, molto, molto meccanica, proprio sintattica, quasi si parla di sintassi, ok? Questo è per darvi un po' l'idea di che cos'è il concetto di dimostrazione per i logici moderni. Bene, questo concetto di dimostrazione, che capite che è abbastanza arido, capite che qua riferimento all'esperienza meno di zero, ed è anche giusto così, perché è un certo concetto di dimostrazione, nulla a che fare con l'idea di dimostrazione che aveva elaborato Aristotele, nella slide prima, avevo fatto vedere, negli Analitici Secondi. Perché per Aristotele una dimostrazione è un qualcosa che ha a che fare con le definizioni di oggetti e con le proprietà di oggetti. E adesso vi provo a spiegare che cos'è una dimostrazione per Aristotele attraverso un esempio. E, ripeto, siamo a livello divulgativo, quindi perdonate anche la semplicità della cosa. Noi sappiamo che Aristotele ha definito l'uomo come un animale razionale. Questa è una definizione molto interessante, perché ci dice che noi, Claudio, è un animale razionale. Perché? Perché, come tutti voi, abbiamo una certa parte della nostra, diciamo, della nostra vita che è una parte senziente. Noi abbiamo delle sensazioni. Ci muoviamo, abbiamo delle sensazioni, così come le hanno tutti quanti gli animali. In più, oltre a questa parte senziente, abbiamo anche una parte razionale, concettuale, in cui concettualizziamo qualcosa. Quindi, che cos'è l'uomo per Aristotele? È un animale razionale. È un animale, come lo sono tutti gli animali, che in più ha qualcos'altro, la ragione, con cui noi facciamo dei ragionamenti. Dubbi? Molto chiara, ecco la cosa. Poi al di là poi del tema, la distinzione tra uomo e animale, ma non è questo il tema della giornata. Ora, proviamo un attimo a fare questa riflessione qua. Ci sono delle proprietà caratteristiche dell'uomo, che sono proprio esattamente caratteristiche dell'uomo. Cioè, così come dei triangoli, c'è una proprietà caratteristica dei triangoli, avere gli angoli interni uguali a 180 gradi, è una proprietà caratteristica dei triangoli. Cioè ogni triangolo ha gli angoli interni uguali a 180 gradi e se c'è una figura che ha gli angoli interni di 180 gradi, è un triangolo. È il teorema poi di Pitagora, questo qua, che è stato ricordato anche nella sezione precedente. Bene, anche l'uomo, Aristotele vuole dimostrare che anche l'uomo ha delle sue proprietà caratteristiche. Quali sono queste proprietà caratteristiche? Ve ne dico solamente una. E proviamo a pensare al caso della capacità di ridere. No? La chiamavano la risibilità. La risibilità è la capacità di ridere. La capacità di ridere che cos'è? È, vi dico in due parole che cosa intendeva Aristotele con la risibilità, è la capacità di essere sorpresi senza danno, da una situazione inaspettata. Cosa vuol dire questa definizione? Se io vado per la strada, esco, mi volto e mi arriva addosso una macchina, sono sorpreso con danno e non rido neanche un pochino. Dico bene? Però pensiamo al caso della barzelletta. Se uno, io non vi racconto la barzelletta perché non sono capace di raccontare le barzellette, no? Sono un logico e quindi non è il mio mestiere. Però quando c'è un bravo commediante che ci racconta una barzelletta, cosa c'è? C'è un parlante che ci racconta una situazione particolare che alla fine ha un finale che ci sorprende e ci fa divertire, no? La barzelletta, il finale, è quello che ci fa ridere, non te l'aspetti e ti metti a ridere, no? Quindi la risibilità, la nostra capacità di ridere, è proprio questo, è essere sorpresi senza paura né danno. Questo ci fa ridere. Pensiamo al caso della barzelletta.
Perché il caso della risibilità è una proprietà essenziale dell'uomo? Ma lo possiamo capire molto banalmente. Se noi raccontiamo una barzelletta al nostro cane, al nostro gatto, non ride, giusto? Io ho un gatto bellissimo, che ho sia sul cellulare che sul computer, al posto delle foto dei miei figli, ci metto sempre il mio gatto, quindi molto intelligente, però non ride se gli racconto una barzelletta. E così vale per tutti gli animali. Quindi gli animali non razionali non hanno questa capacità di ridere. Però adesso proviamo a pensare a un'altra entità e proviamo a pensare a Dio. Non vi chiedo atti di fede, non richiedo atti di fede, però se c'è Dio, questo Dio, quindi assumiamo un attimo di pensare al concetto di Dio, secondo voi ha la capacità di ridere, Dio? Ce l'ha o non ce l'ha secondo voi? Chi è che ha detto sì? Perché? Dice il tutti, il Signore ha detto, quindi c'è anche la capacità di ridere. Non tutte le proprietà, non è che Dio è quello che ha tutte le proprietà, alcune le ha, altre no. Perché Dio, se c'è, ha delle caratteristiche. È onnipotente, se c'è, ed è anche onnisciente. Ma se Dio è onnisciente, non si sorprende, perché lui lo sa già il finale della barzelletta. Se tu racconti una barzelletta a Dio, mica si mette a ridere, per cui sa tutto, quindi sa già anche il finale della barzelletta. Quindi la capacità di ridere è una capacità che non è né degli animali subrazionali, ma non è nemmeno delle entità sovrarazionali. È proprio una capacità tipica dell'uomo. Del resto, se ci pensate, la capacità di ridere è proprio legata alla nostra conoscenza processuale, cioè noi non sappiamo già il finale, ma lo conosciamo man mano, ma quando arriviamo alla fine, con la ragione, capiamo l'umorismo e quindi ci mettiamo a ridere. Quindi la capacità di ridere è una proprietà tipica degli uomini. Ve l'ho fatto con questo esempio della barzelletta che è molto intuitivo. Dio non ride perché sa tutto, gli animali non ridono perché non capiscono. Solo l'uomo ride. Se c'è un risibile è un uomo. Se c'è un uomo è uno che, ha la capacità di ridere. Bene, questo ragionamento qui che vi ho fatto in modo divulgativo, Aristotele lo... Mamma mia, ci sto mettendo troppo tempo, cercherò di andare più veloce, lo formalizza, diciamo, lo espone proprio in questo modo qui. Ogni animale razionale è sorprendibile come al modo degli animali razionali. Ogni uomo è un animale razionale, ogni uomo è sorprendibile come un animale razionale. Questo è un sillogismo che è anche una dimostrazione, perché che cos'è la dimostrazione? La dimostrazione è un sillogismo, dice Aristotele, in cui la premessa minore è la definizione dell'oggetto. L'uomo è un animale razionale. La premessa maggiore è quella che esprime la proprietà dell'oggetto, cioè ogni animale razionale ha la capacità di essere sorpreso come gli animali razionali. La conclusione è che ogni uomo è capace di essere sorpreso come gli animali razionali. Questa è la dimostrazione in Aristotele, è un esempio di dimostrazione, dice, che delusione. È un modo di mettere in ordine quel ragionamento che vi ho fatto prima, in cui lui è partito dall'esperienza e ha trovato una proprietà. Questa è la dimostrazione per Aristotele. Vi voglio dire solamente che la distinzione tra Aristotele e i moderni non è nel fatto della formalizzazione, perché questo concetto che vi ho espresso sopra con un sillogismo lo si può formalizzare benissimo, io l'ho fatto. Quindi non è un fatto di forma di simboli, non è, è proprio il concetto diverso. Mentre per i moderni la dimostrazione è una stringa di caratteri fatti in un certo modo, per Aristotele è un sillogismo in cui c'è una definizione, una proprietà e si conclude la proprietà del soggetto. Ci siamo fin qua? Ok. Ora, qual è il problema della dimostrazione? Perché Aristotele ci dice, questa è vera questa cosa qua. Qua il problema è fondare la verità delle premesse. E Aristotele si pone anche questo problema. Ma chi mi dice che l'uomo è un animale razionale? Come faccio io a capire che l'uomo è un animale razionale? Come faccio io a capire che questa capacità... Chi è che fonda la verità delle premesse? Bene, la funzione di fondazione della verità delle due premesse maggiori e minori è data dall'induzione.
E qua arriviamo alla seconda parte della nostra chiacchierata. Che cos'è l'induzione, almeno in senso aristotelico-tomista? È una cosa molto molto semplice l'induzione, è il passaggio da dei singolari a un universale. È una cosa molto semplice, l'abbiamo fatto prima. Siamo partiti da noi singolari, che abbiamo detto, beh, siamo animali razionali, quindi Claudio, non so i vostri nomi, è un animale razionale, queste persone qua in questa stanza hanno la capacità di ridere, e quindi si può concludere che ogni uomo è un animale razionale e ogni uomo ha la capacità di ridere. Vi faccio vedere il passaggio logico, perché è molto semplice la cosa, l'induzione non ha niente di trascendentale, francamente, anzi è proprio nulla di trascendentale. Ma allora, l'induzione serve per fondare la verità delle premesse di una dimostrazione. Questo è il suo ruolo. Che cos'è la definizione? Un'induzione è il passaggio da enunciati a soggetto singolare a un enunciato universale. Ad esempio, Platone corre. Platone è un uomo, induzione, ogni uomo corre. Questa è un'induzione. Dite, ma che sciocchezza di ragionamento è questa qua? È una sciocchezza di ragionamento, no? Il fatto che c'è Platone che corre, il fatto che Platone è un uomo, passiamo alla frase ogni uomo corre. Bene, sciocco o non sciocco, questo è un passaggio induttivo, perché siamo passati dai singolari, dal singolare in questo caso qua, a un piano completamente universale. Ok? Sembra una sciocchezza. Ora, vi voglio far vedere i due passaggi con cui, con una simile induzione, si arriva a cosa? A fondare le premesse maggiori e minori della precedente dimostrazione. Il passaggio è lo stesso. Claudio, che sono io, è un animale razionale. Claudio è sorprendibile, senza paura né danno, al modo degli animali razionali, quindi ogni animale razionale è sorprendibile come animale razionale. È la premessa maggiore della prima dimostrazione. Lo stesso discorso lo si fa con la premessa minore. Claudio, che sono io, è un uomo, Claudio è un animale razionale, ogni uomo è un animale razionale. La premessa minore della precedente dimostrazione. Quindi l'induzione, il passaggio dai singolari a un piano completamente universale in cui si fondono le due premesse della dimostrazione. Ovviamente voi già direte, ma qua ci sono delle critiche forti che si possono fare all'induzione, ci sono delle critiche molto forti, perché capiamo già che intuitivamente è un ragionamento molto molto debole. Quali sono le due critiche principali che si possono fare all'induzione? Allora, la prima è molto semplice. Prendiamo questo esempio qua. Questo è un esempio in cui questo ragionamento, Platone corre, Platone è un uomo, ogni uomo corre, sarebbe vero se ci fosse come uomo solo Platone. Cioè, se Platone fosse l'unico essere umano, questo ragionamento funziona. Il problema è, come fai a sapere che Platone è l'unico essere umano? Poi cosa ti interessa in quel caso lì fare un'induzione di questo tipo qua? Lo sai già che tutti gli uomini corrono, perché se Platone è l'unico. Prima critica all'induzione è, ok, l'induzione funziona se è completa, cioè se una volta che hai esaminato tutti i casi. Ma questo è impossibile. Questo è impossibile esaminare tutti i casi, diventa una mera elencazione di casi singolari. Vi è chiaro questo limite? Questo è intuitivo, cioè un bambino dell'asilo lo capisce che non funziona l'induzione. Tant'è che molti hanno criticato Aristotele dicendo, ah, ma Aristotele suppone delle induzioni complete, al che io dico, ma vi sembra possibile che uno con una testa come Aristotele non avesse capito il limite di questo passaggio? Ma è impossibile che un pensatore di questo tipo qua non si sia accorto che l'induzione può funzionare solo se è completa. Tant'è che Tommaso, nei suoi commenti, ha presente questa distinzione tra completa e incompleta. Poi la seconda critica invece è molto più raffinata, questa è una critica che viene fatta da David Hume, per me un grande filosofo, un scettico, scozzese, che fa un ragionamento molto inoppugnabile da questo punto di vista qua, molto lucido Hume,
è molto lucido, è un classico, è un grande classico del pensiero. E cosa dice Hume? Beh, dice, guarda, l'induzione potrebbe anche funzionare se supponiamo che la natura è uniforme. Cioè, cosa vuol dire? Se io suppongo che l'esperienza che faccio si replica tale quale anche nel futuro, allora io posso proiettare la mia esperienza che faccio anche nel futuro. Facciamo l'esempio classico dei cigni, che hanno ispirato anche la copertina del mio libro. Io vedo un cigno, vedo che è bianco. Vedo un altro cigno, vedo che è bianco. Vedo un altro cigno, vedo che è bianco. Allora, se la natura è uniforme, cioè se è vero questo principio, la natura è uniforme, posso dire tutti i cigni sono bianchi. Io vedo un uomo, vedo che è risibile, vedo un altro uomo, vedo che è risibile, se la natura fosse uniforme posso dire, beh allora tutti gli uomini sono capaci di ridere. Il punto è, ma questo principio di uniformità della natura, dove è fondato? Questa è la critica di Hume, no? Dove è fondato questo principio? Mi seguite fin qua? Abbastanza? Allora, Hume fa un ragionamento semplicissimo, dice, beh, intanto questo principio che la natura sia uniforme non è una verità logica, cioè io posso benissimo pensare che la natura non sia uniforme. Posso pensare che la natura non sia uniforme? Beh, sì che lo posso pensare. Cioè non è come il principio di non contraddizione, che non posso non pensarlo. Adesso al di là del principio di non contraddizione che sarebbe un tema interessante, no? Però ci sono dei principi che non li riesci a negare. Questo lo puoi benissimo negare, dico, secondo me la natura non è uniforme, guarda, io ho visto un cigno, visto che è bianco, ho visto un altro cigno, visto che è bianco, niente mi fa, non c'è nessun impedimento concettuale che mi faccia vedere che il prossimo cigno sarà nero. Non è una verità logica. Non è come il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora non lo puoi mica negare. Cioè se c'hai un triangolo a 180 gradi, quello lì non è, è una verità, quella è una verità logica. Al di là del tema delle geometrie non euclidee, è chiaro che lo riprendiamo dopo. Ok? Allora dice Hume, beh allora il principio di uniformità della natura è una verità empirica, è fondata nell'esperienza, perché mica tutte sono verità logiche. Che questo sia bianco e nero è una verità empirica, no? Non è una verità logica, è l'esperienza che mi dice che questo oggetto è bianco, nero e rosso. Bene, il problema è che, qual è? Il principio di uniformità della natura, per essere una verità empirica, come avremmo dovuto fare per ricavarlo? Avremmo dovuto vedere una natura, facciamo quella dei cigni, no? Li abbiamo visti tutti bianchi. Un'altra natura, quella degli uomini, li abbiamo visti tutti risibili. Un'altra natura, che ne so, quella dei corvi, li abbiamo visti tutti neri. Allora potremmo concludere, tutte le nature sono uniformi. Alla luce di tre nature, dico che tutte sono uniformi. Ma anche questo, hai usato il principio di uniformità della natura. Avete capito? Cioè, il principio di uniformità della natura non può essere una verità logica perché posso pensarlo diverso, non può essere una verità empirica perché avrei universalizzato assumendolo in qualche modo. Quindi, l'induzione è senza fondamento. Questo per Hume, ok? Chiaro il discorso? Abbastanza? Ok. Allora, io adesso, siccome è un po' tardi, preferirei saltare quali sono le soluzioni moderne, perché i moderni si sono... Popper parte da qui e dice l'induzione è un mito, cioè l'induzione non esiste. Noi partiamo sempre da un universale, non partiamo mai dall'esperienza per arrivare a un universale. Gli universali sono degli a priori per Popper. Quindi Popper la distrugge. No, non è che la distrugge, accetta Hume e dice l'induzione è un mito. I moderni provano varie soluzioni che io però eventualmente, poi ne possiamo parlare durante il dibattito eventualmente, perché ho paura di sforare un po' troppo. E vi vorrei parlare invece dell'induzione, della soluzione di Tommaso. Allora, Tommaso, di fronte a questa critica di Hume, che vi riporto, non sarebbe toccato Tommaso d'Aquino da questa critica di Hume. Perché lui, che vi ripeto, sa benissimo della distinzione tra induzione completa e incompleta, quindi sa qual è il limite dell'induzione completa e incompleta, anche di fronte al discorso dell'uniformità della natura, non avrebbe
ipotizzo io, perché Tommaso è morto nel 1274, quindi 400 anni più, però diciamo non si sarebbe sconvolto da questa critica, perché lui parte da un presupposto completamente diverso. E qual è il presupposto di Tommaso? Il presupposto di Tommaso d'Aquino è che tutte le nostre concettualizzazioni, sostanzialmente, sono incomplete, cioè sono incapaci di determinare tutte le caratteristiche della realtà. Tommaso è un realista, e come tutti i realisti, come buona parte dei realisti, sa che la realtà non ci può stare nella nostra testa, sostanzialmente. E lui parte da questo presupposto, che più che un presupposto è, diciamo, qualcosa che è difficile anche da negare, no? Ma dice che tutte le nostre concettualizzazioni del reale sono sempre inadeguate. E che cos'è la verità? È un continuo riadeguamento dei nostri concetti alla realtà che man mano noi esperiamo. E questo è il presupposto di Tommaso. Quindi per Tommaso ogni definizione è sempre incompleta. Ogni definizione è sempre incompleta. Guardate, e questa è la soluzione tommista al problema dell'induzione. E adesso ve la devo spiegare. Quindi noi adesso partiamo dal presupposto che tutte le nostre definizioni, quella di triangolo, come una figura di triangoli, quella di uomo, come animale razionale, sono tutte incomplete. Cioè non abbiamo mai esaurito la ricchezza dell'essere umano, ma siamo sempre pronti a scoprire qualcosa di nuovo. Se le nostre definizioni sono strutturalmente incomplete, vuol dire che si possono sempre riadeguare in base alle esperienze che noi facciamo. Ora proviamo qua fantascienza, vi faccio vedere lo spezzone di un film di fantascienza in cui gli uomini incontrano delle entità extraterrestri. È tratto dal film Arrival, chi di voi l'ha visto? Di Villeneuve? Solo lei? È un film bellissimo, io qua vi invito veramente a spendere 2 ore del vostro tempo, perché sono spese bene, perché è un film veramente bellissimo, siete appassionati di filosofia e scienza e lì ce n'è veramente tantissimo, eh? Bellissimo anche il racconto. Allora, niente, è uno spezzone di 3 minuti in cui ci sono 2 scienziati che incontrano degli extraterrestri, da cui il titolo della conferenza. E vediamo che cosa succede. Io lo vedo, ma almeno lo sentite, ma dovete vederlo. Prima ecco. Si vedeva e non si sentiva, adesso non si vede. Non si vede il danno. No, io adesso qua ho chiuso tutto, però non si vede il video, però. Vuoi provare tu? Non so se c'è un problema di video, non si è rimasto.
dobbiamo aspettare di vedere se riusciamo a spegnere le luci, perché tra l'altro è una situazione molto bella. Non addormentatevi, perché vi vedo io. Questa sì che è una bella presentazione. Ok. Luisa. Io sono Luisa. Ian, vuoi presentarti? Sì. Luisa. Al diavolo. Di qualcosa si deve morire, no? Signore, anche me si sta togliendo la tuta. Permesso di partire. Continuare l'assassinio. Ian. Luisa. Tu? E tu chi sei? Credo che siano i loro nomi. Hanno dei nomi. Quindi come li chiamiamo? Non lo so. Stavo pensando a Tom e Jerry. Sì. Sì? Sì, mi piace. Mi piace. Bene. Questo è un film bellissimo, veramente vi consiglio di vederlo se riuscite, perché vale veramente la pena proprio. Arrival, sì, è di Villeneuve, di un paio d'anni fa mi pare. Allora, cosa è successo in questa scena qua? Abbiamo, questa è la soluzione atomista, no? Noi abbiamo degli esseri umani che incontrano delle altre entità. Queste entità, se voi avete visto, sono degli animali, perché avete visto quando voi, diciamo, la scienziata ha messo la mano, anche lui l'ha messa, quindi hanno capacità sensibile, e in più sono anche razionali. Perché sono razionali? Perché scrivono. Quindi questi qua non sono dei semplici cani e gatti. Sono degli animali perché hanno della sensibilità, e in più sono razionali perché scrivono. Tutto il film è giocato sul modo di scrittura, no, di questi extraterrestri. Poi alla fine voi avete visto che lo scienziato ha fatto la battuta, li chiamiamo Tom e Jerry, e la scienziata ha riso. Ma gli extraterrestri hanno riso o non hanno riso? Non hanno riso. Ora, è chiaro che loro non sanno chi è Tom e Jerry, quindi... non erano tenuti a ridere, però vi assicuro che in tutto il film non ridono mai questi extraterrestri qua, non ridono. Questo sarebbe un fatto drammatico per la nostra meravigliosa dimostrazione iniziale, perché noi avevamo detto: ogni uomo è un animale razionale, ogni animale razionale è capace di ridere, allora ogni uomo è capace di ridere, no? Ma qua questo incontro falsifica la premessa maggiore, cioè non è vero che tutti gli animali razionali sono capaci di ridere, per qua abbiamo incontrato degli animali razionali che non hanno questa capacità. Il film non è giocato sulla risibilità, però stiamo facendo un'ipotesi chiaramente concettuale, no? Noi ipotizziamo che un domani incontriamo un'intelligenza aliena che non ride, non ha questa capacità
di ridere. Ora questo farebbe crollare la nostra verità, giusto? Falsificherebbe il fatto che tutti gli animali razionali sono capaci di ridere. Questi non ridono. Avrebbe ragione Hume? No, perché se partiamo dal presupposto che vi ho detto, che ogni definizione è sempre incompleta, per cui è sempre possibile aggiungere una differenza in base alla nostra conoscenza del mondo, che cos'è una definizione? Che cosa è fatto da una specie più in genere la differenza? Genere animale, razionale. Ma se noi questo razionale lo pensiamo come qualcosa che può andare avanti, non finisce di razionale, noi possiamo sempre aggiungere delle differenze. Cosa ci permette di fare questo? Ripeto, sto facendo una cosa divulgativissima, e poi dopo, se volete, andiamo più nel pesante formale, ma ve lo sconsiglio, visto anche l'orario. Ipotizziamo che, incontrando questa intelligenza aliena, noi uomini capiamo che la nostra capacità di ridere è legata al fatto che noi parliamo vocalmente, mentre questi extraterrestri non parlano vocalmente. Sto facendo un'ipotesi, tra l'altro anche abbastanza forse plausibile, no? Cioè, noi, trovandoci davanti a questi extraterrestri, capiamo che la nostra capacità di ridere è legata al nostro parlare vocale, la barzelletta. Quelli che non parlano vocalmente non ridono. Allora noi cosa dobbiamo fare? Ma è semplicissima la cosa. Noi dobbiamo semplicemente aggiungere alla definizione di uomo la definizione di parlante. Cioè l'uomo è un animale razionale parlante. Quelli là erano animali razionali solo scriventi. Allora, se l'uomo di fronte all'esperienza, vedete quello che vi ho detto all'inizio, Tommaso si pone il problema di come fondare le verità delle premesse della dimostrazione, tramite l'induzione, che non è altro che una narrazione di come facciamo esperienza, sostanzialmente. Se noi partiamo dall'assunto che le nostre definizioni sono sempre incomplete, possiamo sempre aggiungere differenze. Di fronte agli extraterrestri, noi non ridefiniamo, specifichiamo meglio la nostra conoscenza dell'essere umano, come uomo razionale parlante, e andiamo a riscrivere tutta la nostra dimostrazione, che resta valida come prima, anzi si approfondisce, perché noi avremo che ogni uomo è un animale razionale parlante, ogni animale razionale parlante è capace di essere sorpreso come gli animali razionali parlanti, e quindi ogni uomo è capace di essere sorpreso come gli animali razionali parlanti. Di fronte al caso, diciamo, sconvolgente, la prospettiva tomista ti permette di riadeguare la tua definizione alla luce della nuova esperienza e mantenere la verità della precedente dimostrazione. Hai scoperto qualcosa di più, non hai buttato a mare la tua scienza precedente. Ecco, questa è detta nel modo, veramente penso, più semplice possibile, la teoria della dimostrazione e dell'induzione in Tommaso d'Aquino. Ora, e ci arriviamo alla conclusione in un minuto, sto quasi nei tempi, questa prospettiva è innovativa. È innovativa, cioè nessuno l'ha mai percorso, vi devo dire, ve lo dico con molta umiltà, però nessuno ha mai provato a risolvere il problema dell'induzione tramite questa semplice considerazione, perché sono concetti molto semplici, penso che mi abbiate abbastanza seguito nell'esposizione. Non solo, è anche coerente questa prospettiva con la storia della logica, perché cosa vi ho detto all'inizio? La logica nel 1931 cambia, perché Gödel ti dice, guarda, ci sono delle teorie che sono per forza incomplete, cioè non esisterà mai una teoria che becca dentro tutte le verità. Non può esistere una teoria che becca dentro tutte le verità, non può esistere. Allora questa prospettiva ti dice, certo, infatti non può esistere, però questa teoria è capace di assimilare nuove verità all'interno di se stessa. Non le hai già dentro tutte, non hai dentro tutti i casi possibili degli animali razionali capaci di... non ce li hai, no? Ma se la teoria diventa dinamica, può assimilare l'esperienza. Per questo che è la regola che conferma l'eccezione. Non è l'eccezione che conferma la regola, perché quella lì, quella degli extraterrestri, non è un'eccezione. Diventa un qualcosa che viene confermato dalla regola tramite questa riadeguazione. Non è un'eccezione. Non è dice tutti gli uomini sono capaci di ridere, a parte gli... No, no, è proprio la regola che in questo modo ingloba in qualche modo l'eccezione. Quindi è coerente anche con la prospettiva logica attuale. Devo dire, è coerente anche con la... E qua vado molto veloce, scusate la velocità, ma ve lo devo dire
velocissimamente, anche con la storia della scienza, perché in fondo, almeno alcuni episodi di storia della scienza si possono rileggere alla luce di questo discorso qua. Quando Einstein scopre la relatività, quindi capisce che la legge V uguale A per T non vale più quando ci sono velocità prossime alla luce, cosa fa in fondo? Aggiunge una differenza. Aggiunge la parte sotto. Cioè, quella sono, diciamo, è la formula ante-Einstein, quella di Galileo e Newton. Quella è la formula dopo Einstein. Ma cosa ha fatto? Ha aggiunto una differenza. Non ha buttato a mare quello che aveva fatto Galileo e Newton. L'ha specificato meglio. Questa legge vale, però se ci sono velocità prossime alla luce, bisogna aggiungerci questa specificazione. Lo si potrebbe fare anche per la geometria non euclidea. La geometria non euclidea cosa ha scoperto? Che quella legge che vi ho detto, che ogni triangolo ha gli angoli interni di 180 gradi, vale all'interno della prospettiva euclidea. Ma se ci sono prospettive iperboliche o paraboliche, quel teorema lì non vale più. Ma io basta che specifichi la mia definizione di triangolo dicendo che è euclideo. Quindi è una prospettiva nuova, coerente con la storia della logica, coerente con la storia della scienza, coerente anche con la metafisica atomista di cui non vi voglio martoriare, ma io devo dire anche coerente, secondo me, con la nostra esperienza. Cioè, la nostra vita è fatta un po' così. È chiaro che noi alcune cose sono sbagliate, cose che pensavamo 10 anni fa o 5 anni fa, capiamo che adesso sono sbagliate, però molte cose in realtà sono un approfondimento. Una persona, tu la conosci sempre meglio man mano che passa il tempo. Non è che prima non la conoscevi e poi la conoscevi, la conosci sempre meglio. La realtà noi la conosciamo sempre meglio tramite ulteriori specificazioni. Quindi direi che anche questa caratteristica che rende conto anche abbastanza della nostra esperienza. Chiudo proprio con questo ultimo testo di Tommaso, in cui riassume quello che vi ho detto. Tommaso proprio qua scrive chiaramente che noi per conoscere qualcosa non dobbiamo conoscere tutte le differenze. E questo funziona con gli extraterrestri che non ridono. Possiamo conoscere l'essere di qualcosa anche senza conoscerne perfettamente cos'è. Noi possiamo conoscere qualcosa anche senza conoscerlo perfettamente. Posso conoscere incompletamente, direbbe Gödel. Anzi, lo dobbiamo conoscere incompletamente, non possiamo conoscerlo perfettamente. Possiamo conoscere che l'uomo è, conoscendo che è razionale, pur non conoscendo le altre nozioni che completano la sua essenza. E questo, con lo spezzone di Arrada, abbiamo completato ulteriormente la definizione di uomo. Ecco, io qua ho finito e vi ringrazio per la squisita attenzione. Ringraziamo il professore che ci ha veramente affascinato, almeno a me, e che l'ho seguito con molta attenzione. E magari se qualcuno ha qualche domanda su questi percorsi di assiomi, induzioni, sillogismi, il apprezzerebbe se uno osa, ecco. Potete osare, ma dico una stupidaggine. A questo punto si potrebbe pensare ad una formula lunghissima, quindi descrivere. Se lei pensa a una formula lunghissima, pensa in termini che può in qualche modo avere una conoscenza completa delle cose, no? Tu dici, beh, cioè, se fosse infinita questa cosa, io la conoscessi completamente, la definizione di uomo, non avrei bisogno dell'esperienza. Leibniz un po' ragionava così. Nel mio libro, io faccio un parallelo tra Leibniz e Tommaso. Leibniz è un grandissimo pensatore, però lui pensava tramite la sua propria, diciamo, logica particolare, molto numerica, molto matematica, no? di arrivare a dare una definizione che esaurisse, no? Tutte queste differenze qua. Ecco, però se tu arrivassi a questo, negheresti la prospettiva di Tommaso. Perché se tu arrivi a quello, arrivi a capire tutte le infinite differenze che costituiscono la definizione di uomo, non hai più bisogno dell'esperienza. Non hai più bisogno, se tu le sai tutte, non hai più bisogno dell'esperienza. Questo discorso, ecco, è contrario a quello che dice Tommaso, perché dice, guarda, non ci arriverai mai alla fine. E qua facciamo riferimento alla sua metafisica, perché la sua metafisica sostanzialmente cosa ci dice? Che le cose hanno un duplice aspetto, no? Sono definibili,
ma hanno anche un qualcosa che sfugge alle definizioni. Tommaso, l'essenza proprio della metafisica tomista è questa: ci sono le cose che hanno un aspetto che è definibile, animale razionale, ma l'essere delle cose, l'essere, l'atto d'essere, dice lui, è un qualcosa che è oltre l'essenza, è un'eccedenza che tu non la riesci mai a cogliere del tutto. Per quello la sua metafisica ti garantisce che puoi sempre andare avanti all'infinito, non arriverai mai alla fine, perché se arrivassi alla fine, dopo non avresti più bisogno dell'esperienza. Platone, che è un grandissimo, fa un po' questo tipo di ragionamento. Cioè, Platone non è che non parte dall'esperienza, Platone parte dall'esperienza, no? Ma cosa fa? Arriva a definire gli universali e dopo resta all'interno degli universali. Lui dell'esperienza, diciamo, è un'occasione, un ponte per fare la seconda navigazione, no? E Platone resta all'interno dopo dei suoi universali. Avere una definizione completa di uomo sarebbe dire: beh, io a me dell'esperienza non mi interessa più niente, io ho già la mia bella nozione di uomo completa, definita, e l'esperienza non mi serve a nulla. Ecco. Questo sarebbe proprio contrario alla prospettiva tomista. Tommaso dice: no, guarda, non ci arriverai mai in fondo, perché la realtà è sempre qualcosa che ti sfugge. E quindi questo, tra l'altro, ti garantisce la coerenza abbastanza impressionante, no, di tutto il discorso, perché questo mi garantisce che io posso sempre andare avanti. Arrivano degli altri extraterrestri che non ridano e non scrivono, non so, e possiamo sempre aggiungere, no? Dico un'altra corbelleria io allora. Sì. Quindi cosa ed esperienza non sono mai finite, ma occorrebbe sempre e sarà sempre necessario aggiungere caratteristiche per poter non arrivare alla finitezza, ma per aggiungere ulteriori concetti, ulteriori specificazioni. Cioè, mi viene in mente questo. Ma avete sentito là? Perché mi sono reso conto che non ho usato il microfono, comunque. Si sentiva, si sente in fondo? Allora continuo. È così. Il realismo cos'è in fondo? È proprio il fatto che quando si parla di verità come adeguazione dell'intelletto alla realtà, non è il fatto che il tuo intelletto corrisponda alla realtà, perché sarebbe una reduplicazione della realtà nel tuo intelletto, no? Quando si parla del Medioevo, in modo anche, francamente, spesso inadeguato, no? Si pensa che l'adeguatio, rete ed intelletto sia, vabbè, c'è la realtà, mi faccio una copia della realtà nella mia mente, isomorfa, e questa è la verità per i medievali, ma esattamente, questa è la verità dei moderni, casomai. Il realista è quello che ti dice: il mio intelletto si deve sempre continuamente riadeguare alla realtà, perché non riesco a prenderla tutta dentro nella mia testa, sostanzialmente. Quindi mi sembra giusto quello che lei ha detto, cioè è la nostra situazione di animali razionali che ci costringe, io direi anche per fortuna, a aggiungere sempre differenze, a conoscere le cose sempre meglio. Ma provate a pensare se fosse Cartesio riuscito a elaborare veramente il discorso sul metodo, cioè un metodo che ti dice come fai per arrivare alla verità. Cioè, un metodo meccanico che ti dice che come fai per arrivare alla verità. Ma sarebbe terribile questa cosa qua. Sarebbe terribile, no? Cioè, c'è un metodo meccanico. Allora abbiamo un computer qua, la verità me la dice il computer, no? Questo sarebbe il discorso sul metodo di Cartesio. In fondo lui provava, il grandissimo Cartesio, questa prospettiva qua, cioè un metodo per, ma non c'è un metodo, cioè c'è l'esperienza, e noi l'unica cosa è che in una prospettiva realista possiamo sempre riadeguarci, direi per fortuna, alla realtà in modo infinito. Questo insomma garantisce anche un po' di più la nostra libertà, perché se arrivassimo alla definizione che diceva lei, cioè, guarda, l'uomo è quello, cioè, non c'è più niente da dire, abbiamo già finito il discorso sull'uomo, non c'è più niente da scrivere. Intendevo infinita, eh? Certo, infinita, no, ma anche se fosse infinita, se noi avessimo la capacità in qualche modo di conoscere, avremmo finito di scrivere dei libri sull'uomo, ecco. Non ci sarebbe più niente da scoprire. Comunque direi che mi sembra che la sua osservazione, ecco, giusta. Mi ha scatenato anche un'altra cosa mentre parlava. Non so se sento. Ah, sì, e mi ha scatenato anche un altro pensiero. Quando lei parlava del concetto di risibilità, è legato poi anche ad Aristotele, mi è venuto in mente il nome della rosa. Tutto il romanzo praticamente scaturisce dal concetto e da non voler far scoprire il concetto della risibilità, che in quel periodo probabilmente
non era utile per l'uomo. Ho sbagliato se ho ricollegato... Ha collegato benissimo. Il nome della rosa è un libro straordinario che io ho letto ammirato proprio, anche perché uscito nell'82 per il nome della rosa. 82, quindi erano tempi in cui ti trovi questo romanzo medievale articolato, dopo ne sono usciti tanti, c'è qualcuno che dice che ce ne sono usciti anche prima, ecco, comunque il libro è sicuramente un libro straordinario, non leggiamolo come un documento storico, certo che no. Perché è ambientato nel 1300 e nel 1300 questi discorsi sulla visibilità erano già tantissimi, cioè Tommaso d'Aquino ho già detto che parlava dell'uomo che è capace di ridere, quindi quello è proprio un falso storico, non è un problema, non è un problema. Cioè, se uno legge gli analitici secondi di San Tommaso, c'è questo uomo che è capace di ridere e stiamo parlando di 100 circa anni prima, quindi Il nome del rosa, che è un romanzo straordinario, non è un romanzo da prendere come un libro di storia, perché ci sono tante, possiamo dire, è fiction. Ecco, è fiction, non dico falsità perché è fiction, è logico che non è una narrazione storica, ecco. C'è fiction e non in fiction ci sono degli elementi di finzione e il romanzo funziona alla grande, però non scambiamolo, anche perché se quando lo leggi in effetti c'è un'eruzione eco che fa spavento, come un resoconto storico, ecco. Non è vero quello aspetto lì, non era un problema che l'uomo fosse capace di ridere, anzi è proprio la dimostrazione che l'uomo aveva questa proprietà che era fondamentale per la dimostrazione. Ci sono altre domande o altre curiosità che volete sottoporre? Come va la logica a evitare la confusione? Cioè, nel senso che noi abbiamo fatto, lei ci ha portato l'esercizio con gli extraterrestri, però io ho visto altre cose, gli extraterrestri erano grigi e gli umani erano rosa, oppure che erano molto alti e gli umani erano meno alti. Cioè, come si può... per ampliare ed evolvere la logica, come si fa a selezionare correttamente le cose da inserire? Non so come si fa. La domanda è giustissima. Allora io mi rifugio sempre, ho detto io sono un logico, no? La logica che cosa fa? La logica ti elabora un linguaggio. Il logico non è uno scienziato. La grandezza e la miseria della logica qual è? La grandezza è questa: io da logico posso andare anche da Einstein, posso andare da chiunque non sapendo nulla della sua disciplina, ma se in base alle cose che dice delle contraddizioni, io dico no, guarda, tu hai detto una contraddizione, tu da questo passaggio non puoi fare questo passaggio, è un passaggio indebito. La grandezza della logica è che tu puoi, logico, puoi andare da tutti e dire no, guarda, hai detto una cosa, perché io posso non intendermi minimamente di nanotecnologie, però se uno mi dice guarda, le nanotecnologie hanno cambiato il volto della scienza e quindi il sole è verde, dico no, guarda, io non ne so di nanotecnologia, ma questo discorso non ha senso sul piano logico. La grandezza del logico è questa, può andare da chiunque e fargli, diciamo, le punte sulla coerenza della sua esposizione. Quella è la miseria della logica. La miseria della logica è che il logico non è uno scienziato. Allora, all'interno di ogni disciplina, è lì che ci vuole la genialità dello scienziato. Perché Einstein ci ha aggiunto? Perché è un genio. Ma questo non è mica fatto da logico, non si vede più il coso, vabbè, la formula, no? Quello non è mica fatto da logico, l'ha fatto da grande fisico, quindi, perché ripeto, sarebbe come dire, un po' la sua domanda è, ma esiste un metodo per beccare le giuste differenze specifiche? Ecco, no, se esistesse questo metodo avremmo già finito il discorso della bellezza della scienza, no? Quel massimo che può fare un approccio logico è offrire un linguaggio che ti permette di aggiungere differenze, poi lo scienziato... in quel caso è la genialità dello scienziato, perché altrimenti sarebbe il sogno di avere un metodo che ti permette di beccare tutte le verità, che è un sogno terribile. Guardate che nei social media oggi un po' noi viviamo di questo sogno. Adesso non vorrei fare un passaggio in debito, però quando si parla di fake news, no? In cui si dice, vabbè, però, accidenti, fake news, vero o falso? Aspetta, ma esiste?
ci viene il dubbio, esiste un algoritmo che mi può beccare le notizie vere e le notizie false? È un po' lo stesso solo, no? Social media, c'è chi dice A, c'è chi dice non A, c'è chi dice un sacco di balle, pochissimi dicono delle cose sensate, perché si fa molto prima di dire il falso, anche di vero. si fa molto prima a dire delle falsità, perché io le sparo, poi non so se sono vero o falso, no? Invece di dire il vero si fa più fatica. Quindi quando pensiamo ai social media, a me mi fa un po' paura, mi fa molto paura il tema delle fake news, no? Perché per me non mi sconvolge, se vai nei social media devi dire ci sono delle fake news, cioè mettiti il cuore in pace, non pensare che ci sia un qualcosa che ti permetta in automatico di dire cosa è fake e cosa non è fake, perché questo sarebbe dire, c'è cioè un metodo per dire cosa è vero e cosa è falso. Se ci fosse questa cosa sarebbe terrificante, cioè, non può essere un algoritmo che mi dice cosa è vero e cosa è falso, ci vuole l'uomo che ha il guizzo di genialità. Quindi allora, per rispondere, lo so se rispondo, grandezza della logica, io vado dappertutto e faccio il fenomeno e dico no, non funziona, no? Miseria, però di fronte ad Einstein mica gli so dire che la formula era quella lì, no? Che prevedeva la curvatura dello spazio-tempo. Ho risposto? Sì. Ok. Se non c'è nessun altro, io ringrazierei il professor Testi per averci allietato in questa ora e per averci almeno a me è allontanato dalla quotidianità e spero che anche a voi sia successa la stessa cosa. Buonasera, grazie a tutti.